Buonasera a tutti, dato che per l'ennesima volta TradingView non riesce a caricare i video anche se è una fibra, a questo punto faccio che ripartire il video che non mi sta caricando, come vedete non sta facendo nulla, almeno non lo rifaccio per la quindicesima volta. Eccovelo qua. Buonasera a tutti e benvenuti all'analisi ciclica su DAX che fa da recap, ovvero da riassunto della giornata di oggi. Come era stato detto nell'analisi weekly, quella di domenica, al minuto 1.20, dal minuto 1.20 se non mi ricordo male, il target che avevo dato rialzo era stato attorno ai 12.097-12.100, oggi abbiamo fatto 12.055. Quindi non solo era corretto quanto detto quando eravamo ancora qui, ok, ma anche quanto poi si è verificato successivamente. Per cui, la mattina abbiamo aperto con la solita finta, poi ripartenza rapidissima verso l'alto dopo vincolo su inverso, che peraltro si è rivelato differente rispetto a quello che avevamo su FTSE MIB, perché qui era corretto fermarsi a 21 barre su FTSE MIB se non ero a 24, e qui arrivare fino a 27, anche perché non avremmo potuto fare tutto fino a qua. Per cui, perché non abbiamo provato a seguire il long? Perché in 37esima, 38esima barra su 44 siete pazzi se parliamo d'inverso, ok? Diventa troppo rischioso. Oltretutto, avremmo sbagliato centratura perché invece questo si è rivelato essere l'ottavo T-3. Per cui, misuriamo anche il tempo da qui a qui. Da qui a qui sono passate solo 34 barre su 44 che, come sapete, mi aspetto da un pochino di tempo per poter lanciare un nuovo inverso. Qui abbiamo avuto il top, siamo arrivati ad un valido appunto livello e poi, quando siamo andati in violazione del minimo a 12.024, abbiamo valutato uno short. Lo short è iniziato, ci è andato subito contro una candela, poi è andato giù, 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 giù. Arrivati qui con questa candela, sinceramente ho iniziato a stufarmi di questi giochetti perché ha continuato a scendere effettivamente troppo piano alternando candele verdi ed essendo oltretutto arrivati a oltre le 22 barre, già con questa candela qua, ho temuto che si ripartisse per andare a salire, per cui l'ho chiuso con pochi tick di gain, pochissimo gain, ok? Veramente niente. Diciamo che siamo andati praticamente in pari, ok? Dopo questa finta ha fatto quest'altra finta, ha fatto quest'altra finta, però ha continuato a scendere verso un livello che ho dato anche un livello algoritmico che ho dato anche nella chat azioni indici qua, ovvero gli 11.973. E se andrete a vedere, abbiamo continuato a gravitare per una, due, tre, quattro candele attorno a questo livello, perché il livello effettivamente è qua, circa qua. Successivamente, preso il livello di algoritmo, nel tempo ciclico siamo ripartiti verso l'alto. Abbiamo quindi fatto un settimo T-3 chiuso a 29 barre, quindi serenamente. E poi andando a violare un paio di swing abbiamo fatto partire l'ottavo T-3. Mi sarebbe piaciuto andare long in overnight, ma effettivamente, dato che già qua cercavo una partenza in inverso, mi sono detto: ma caspiterina, qui ho già la bellezza di 20 barre su 24 che ne cerco. Sta a vedere che se provo a imbarcarmi in un long dopo la partenza dell'ottavo T-3 e dopo aver fatto già comunque un T-5 laterale, rischio di prendermi il mercato conto, quindi no grazie, non ho molta voglia, anche perché essendo già arrivati al settimo T-3 e non avendo avuto un sesto T-3 ribassista, è impossibile che da qualche parte abbiamo già chiuso il T settimanale e stiamo aspettando proprio la chiusura del settimanale che potrebbe persino arrivare con l'ottavo T-3. Per cui se ci fossero 44 candele che mi portano sotto questo massimo non violato a 12.055, perché qua 48 e qua 51,
A me servirebbe proprio per sapere che avremo una continuazione di trend. Magari ci sarà appunto prima una chiusura di settimanale e poi una ripartenza di settimanale. Prima si chiuderà l'indice e poi ripartirà un altro indice. Però non voglio essere lì a provare l'overnight. In questo momento siamo di nuovo leggermente su come livelli. Siamo ritornati quasi qua. Però non ha senso rischiare in coda a un possibile settimanale, un long. È meglio aspettare la giornata successiva, vedere se vogliono fare finte e se vorranno andare in violazione di questo swing inverso a 11.956. In quel caso, se il tempo ciclico sarà propizio, ci muoveremo, viceversa, nada. Vi ringrazio per l'ascolto. Se l'analisi vi è piaciuta, mettete un bel like. Buona giornata a tutti, anzi, buona serata ormai a tutti.